Adesso allora Vale, andiamo ad Ortona perché oggi ci guardiamo insieme la seconda puntata realizzata dall'amico Lorenzo Valeriani. Stiamo parlando delle voci delle ville. E allora ci aveva parlato il presidente della fondazione del 2010 del coro Le Voci delle Ville di Ortona e noi abbiamo l'onore di avere Silvana D'Angelo qui con noi che ovviamente
continua a cantare, giustamente, sì, continua a cantare. Continuo a cantare perché io ho sempre amato la musica in genere, ma anche il canto popolare, perché si può dire che io ho bevuto il latte di mia madre e ascoltato le canzoni, perché mia madre faceva parte del coro di Guido Alvarese. Quindi quando nel 2010 la Proloco di Caldari mi invitò a far parte dell'associazione per avere qualche iniziativa, eccetera, io ho pensato subito ad un coro. Fu subito un sì, Silvana? No, è stato un po' difficile, ma non perché... È stato difficile reperire persone, perché io... Già all'epoca c'era questa difficoltà. Sì, sì, sì. C'era molta difficoltà, anche perché effettivamente, devo dire la verità, io non conoscevo molta gente, per quanto io ho studiato sempre fuori, e quindi non avevo... Dei contatti giusti. Poi mi sono rivolta, innanzitutto io sono nata a Villa Rogatti e sono orgogliosa, a Rogatti, da una signora che so che aveva un grosso seguito, eccetera, mi ha aiutato tanto, posso dire il nome? Nicoletta. Sì. Nicoletta, quindi le prime adesioni le ho avute con l'aiuto di Nicoletta, qualcuno di Caldari, e abbiamo raggiunto 20 persone, si poteva pensare. Queste le prime difficoltà, Silvana, sì. Poi ovviamente, fammelo dire, sono arrivate però anche le soddisfazioni. Sì, molte soddisfazioni, ma devo dire a questo punto che siamo andati avanti soprattutto per l'impegno e l'aiuto che mi ha dato la maestra che conoscevo, e che quando io avevo delle difficoltà ad andare avanti, insomma, perché non si... E lei mi ha detto: ma non te lo posso dirigere io? Dico: sì, cara, ma magari. Questo è un miracolo. E così lei, se non avessi avuto l'aiuto della maestra e poi Mauro, che è veramente un grande musicista, è venuto su questo coro, diciamo, subito bello, abbiamo avuto subito degli inviti. Questo è importante, perché bisogna partire bene, altrimenti poi il gruppo rischia di sfaldarsi, no? Sì, è vero. Poi invece così tanti... Da 20 siamo arrivati a quasi 50. Sono arrivati in tanti perché hanno ascoltato, poi c'è anche questa voglia di spensieratezza. Il periodo del Covid com'è stato, Silvana? Beh, non abbiamo, ci siamo fermati. Come siamo... tutti, però... Sì, ecco, però non ha disperso. Si è corso il rischio pure? No, perché ormai si era formato. Una grande, la nostra fortuna è che ci vogliamo un grande bene, e stare insieme è veramente un piacere, oltre il canto. Quindi oltre all'aspetto artistico, l'aspetto sociale, l'amicizia, il calore. E pensi che ogni compleanno noi lo festeggiamo sempre tutti insieme, quindi le dice canta, tutto. Immagino. E si canta, sempre. Si canta, si mangia, canta. E vista la zona si beve, e si beve bene, lo possiamo dire. Beh, Ortona è la terra anche dei vini, quindi... Ecco. Per forza. Lo assaggeremo poi a fine puntata. Thank you.
Il prossimo tuo sogno, il prossimo tuo obiettivo a livello artistico? Ma io ho veramente un'età che... C'è un cassetto da aprire. Per il coro ormai è volato e quindi io mi aspetto... Stradato bene. Sì, stradato bene. Ci saranno delle cose che forse io, data la mia età, perché c'è Ma non ci pensare. È difficile non pensarci. Vabbè, però comunque, a breve termine ci sarà qualcosa. A breve termine vedremo, perché adesso ci siamo fermati un attimo con il folklore e tutto. Dobbiamo cominciare a iniziare la nuova stagione, quindi arriveranno nuovi inviti. Però abbiamo avuto delle soddisfazioni, perché aver cantato al raduno internazionale di Assisi Pax e non solo, ma la grande soddisfazione... Hai nominato Assisi Pax e sono partite le campagne, hai visto? E un'altra grande soddisfazione a Roma, che abbiamo cantato al Pantheon, era un raduno internazionale, siamo arrivati secondi. Mamma. E lei doveva sentire, perché gente è arrivata da luoghi dove musica e canto dalle elementari lo fanno, sembrano professionisti, erano bravissimi, tanto è vero, io mi sono spaventata a prenderlo i sentiti. E poi invece qua siamo poi l'Abruzzo forte e gentile. Posso dire uno sketch che è successo, che anche quando noi abbiamo fatto le piccole prove prima per il microfono, la giuria ci ha detto: ma voi siete professionisti? E la maestra ha risposto: questi sono stati a raccogliere l'olivo fino a ieri sera. Straordinario. E qui l'olivo è buono, insomma. Grazie Silvana, grazie a lei. Grazie davvero per questo racconto, per questi aneddoti particolari. Noi torniamo in sala per ascoltare ovviamente non solo Silvana D'Angelo, ma anche tutta la corale, le voci delle ville, e poi torneremo a raccontare con altri ospiti quello che è stato il percorso di questa meravigliosa corale. Ci vediamo dopo. Oh, God.